Muppartannak, capitolo 8.2, la base segreta dei Goblin, perché dopo lo scontro col mega robottone in città ci siamo diretti io e lo scienziato Doc alla base segreta dei Goblin, cioè ci stiamo dirigendo ancora in realtà. Eccoci qua. Qua? A fondo? No. Piano piano sto diventando sempre più grosso, ma molto piano. Un cancello, ok. Questo dovrebbe farmi diventare particolarmente grosso. E niente, praticamente ci stavamo dirigendo alla base, siamo stati abbattuti dalla contraerea nemica, che ha richiesto un atterraggio di fortuna. Ora siamo qua, mentre il dottore, il doc, adesso mi sfugge il nome, cavoli, sta riparando l'aereo, mi ha detto vai in giro, ammazza qualcuno, diventa grosso, insomma, quello che mi riesce meglio. Vediamo qua. Se ci sono pareti, ma non mi pare. Così va meglio, possiamo parlare di nuovo. Quei cannoni antiaerei sono quelli che ci hanno sparato. Nak, dovrai distruggerli, altrimenti non potremo mai andarcene. Io scappo. Ah no, è chiuso. Ma ha preso l'infame. Lo sapevo che qua. Non trovo più casse però. Non sto più trovando casse. Per i potenziamenti, per i perk. Però. Qua ci sono un po' di strade papabili. Allora, io proverei da qua. Ehi! Ah, io ho sbagliato. Ma che cacchio! Oh! Ok, però secondo me sta strada, non lo so, proviamo a tornare indietro. Qua? Ma qua posso andare anche di qua, ma quindi. E se vado di qua? Non riesco a capire qual è la strada giusta da percorrere. Morto. Ok.
Ah, ok, il classico livello ha più percorsi. Facciamo fuori lo stronzetto. Ok, si riparte di qua, da qua. Questi li ho già fatti fuori, perfetto. Aia. Dov'è lo spadaccino? Eccolo qua. Secondo cannone direi andato. Quindi qua dovrebbe esserci il terzo. Ci sono anche più percorsi, sono un pochino in confusione. Ah, perché non facciamo così? Tanto sono pieno di poteri. Ehi, Doc, osserva questo guardiano. Sì, è stupefacente. I Goblin sono riusciti a creare una speciale interfaccia per la sua matrice neurale. Ne hanno il controllo totale. Certo, l'ho notato. Ma tu hai notato invece l'enorme cassa di reperti che trasporta? Mi hai detto di crescere, no? Se metto le mani su quei reperti, diventerò grandissimo! Oh, mi avete rotto le palle. Katrina, quando hai proposto di lasciare che il dottore trovasse la chiave, io ero piuttosto scettico. Ma ora mi dici che hanno trovato un indizio. Incredibile, vero? Per anni abbiamo cercato la chiave e loro la trovano in pochi giorni. Non ci converrebbe seguirli? Se la cavano bene, lasciamolo fare a loro il lavoro. Quando la troveranno, allora noi gliela porteremo via. Nel frattempo avrai modo di finire il tuo progetto qui. Otto.3, seconda parte, cioè terza parte. Ma se seconda parte di questo video. Allora, vediamo un po' qua che c'è da fare oltre che tirare pugni, ma penso che come al solito. Ah no, si salta. Ok.
Questi esplodono? Oh. A parte il fatto che tanto io sono pieno di... Madonna ragazzi, con una spadata ti fanno fuori. E allora utilizziamo sti poteri. Allora, vediamo. Ok. No, ora torna indietro quindi... Ok, sono riuscito a schivarlo. Con un colpo mi ha messo già in difficoltà perché non ho più energia, però vabbè. Ok, qua mi pare non ci sia niente. Allora, vediamo un po' qua, il vento potrebbe... Ok... Ai... Qua... Ok, queste qua... Sono un pelino fulminanti, ok... Ma sì, dai, usiamoli un po' sti poteri, sennò ce li portiamo nella tomba.
Ma... Doc, il sentiero conduce a delle grotte. Spero che lì ci siano più reperti. Ricevuto. Ricorda, Nag, dovrai diventare grande. 8.4, gente, quindi il video finisce qua. Ci vediamo al prossimo video. Se vi è piaciuto un mi piace. L'iscrizione al canale è sempre gradita. Ci vediamo al prossimo video.